1988, Calgary. Katharina Witt. Il sottile fascino dell'armonia disegnata sul ghiaccio di Calgary. Applausi rapiti anche sul podio più alto. Un sogno. Katharina Witt. Benvenuta. Buonasera. Eccola qui, Katharina Witt, 1988, ha deliziato il mondo con la sua grazia. Vorrei fare una domanda, la prima, che non riguarda il pattinaggio. Nel 1989, la caduta del muro di Berlino, che cosa ha rappresentato per lei? Venga qui, la prego. I thought you were something else asking from a little later. First of all, I wanted to say this is called the Fair Play Award, and there's something very unfair. Quindi c'è una cosa che invece non è leale. Cioè, ci sono delle bellissime donne che accompagnano gli ospiti maschi, per cui vorremmo anche noi donne avere dei begli uomini che ci accompagnano quando scendiamo la scalinata. È una bella idea, Katharina. Beautiful idea. Sì, è stato veramente speciale nel 1989. Nessuno si immaginava che sarebbe successo e che sarebbe successo in modo così pacifico, quindi siamo tutti grati che sia successo e dopo di tutto comunque siamo un solo paese, una Germania, e quindi in futuro saremo una sola Europa, quindi saremo comunque insieme e sarà una cosa molto bella. Questo perché Katharina ha scelto da sempre di vivere a Berlino, pur girando il mondo, facendo spettacoli, una grande protagonista, un'attrice, ha fatto anche cinema. In verità adesso mi trasferirò in Toscana. Bello, questa è una bellissima notizia. Pasta ottima, vino ottimo, cibo ottimo e tanti uccelli. Si dice da noi che quando un uccello ti lascia un ricordino in testa porta fortuna, quindi io spero che venendo qua abbiamo molta molta fortuna. Okay. Però tornando al patinaggio, io una domanda vorrei farla a Katharina. Un giudizio così spassionato. Cosa dovrebbe fare la nostra amatissima Carolina Costner per diventare Katharina Witt? You know, I'm a big fan of Io sono una grande fan. Per la prima volta che è comparsa sulla scena internazionale ho visto che è una grandissima atleta, una persona meravigliosa, una persona di cuore, molto forte, quindi spero che vinca perché vorrei che la sua grazia e la sua velocità potessero vincere. Ma deve controllare i suoi nervi, è una cosa che dobbiamo imparare e spero che anche lei lo impari un giorno. Lei è molto brava ovviamente, ma vorrei aiutarla in questo senso, cioè per stare lì in pista bisogna saper controllare i nervi per poter dimostrare di essere una campionessa, ma in ogni caso è una grandissima atleta e quindi tengo le dita incrociate e le faccio un grande in bocca al lupo. Hai dichiarato, gli atleti si preparano fisicamente per la propria gara, i campioni si preparano mentalmente alla gara. Sì, è un'espressione che tutti i grandi atleti conoscono, soprattutto per vincere alle Olimpiadi. Quando ci sono 5 o 6 che gareggiano con te, sono bravi come te, quindi comunque si vede alla fine quando si è veramente campioni, perché alla fine vince il campione. Un'ultima cosa, credo che a Katharina faccia piacere dirlo, è impegnata anche a sostegno dei ragazzi con problemi motori.
So che tu hai un'associazione benefica a questo proposito e che gli aiuti non solo a trovare la loro strada, ma anche nelle cure mediche. E questo forse è un motivo in più per premiare oggi Katarina Witt qui a Cortona. Grazie per quello che fai. Thank you so much. E grazie. Per premiare Katarina Witt, un'atleta, un'icona, il più grande campione della storia dei 400 ostacoli, Ed Moses, presidente Laureus, componente di questa giuria. Il diploma di ambasciatore fair play a Katarina Witt sarà consegnato da Sua Eccellenza il dottor Salvatore Montanaro, prefetto di Arezzo. Buonasera. Buonasera. Thank you. Grazie mille. Buonasera. Buonasera. Grazie. Thank you very much.